E tutto questo perché le avevano servito delle noccioline in un sacchetto invece che su un piattino. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, che dire, come vi avevo promesso, oggi è lunedì e come oggi è lunedì, a partire dalla scorsa settimana, farò un video sulla cultura giapponese, perché anche se questi video di cultura giapponese se le guardano in quattro gatti, in realtà è l'argomento di cui io sono più preparato, l'argomento che più mi interessa, l'argomento che più vorrei condividere su YouTube. Tuttavia, c'è da dire che quest'oggi dovrei anche parlare della questione Irene delle Red Velvet, perché ci sono state una serie di aggiornamenti che vorrei condividere con voi. Quindi, se siete qua su questo canale a vedervi questo video per la questione K-pop Irene e tutto quello che è emerso in questi ultimi giorni, perché devo dire che ogni ora, infatti, sono sicuro che adesso registro sto video, sono sicuro che appena sono lì a editarlo leggerò nuove notizie. Potete andare direttamente a questo minuto in cui parleremo di Irene. Mentre se siete interessati al Giappone, restate con me già da subito, perché oggi parleremo di una questione che mi sta molto a cuore. La questione di cui vorrei parlare è questo comportamento dei giapponesi che dà tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, tanto, tanto fastidio a certi stranieri, che è quando praticamente voi, anche se parlate bene giapponese e magari rivolgete la parola a un giapponese, questo vi risponderà in inglese. Se ne parla moltissimo tra stranieri e viene spesso tirato fuori come una forma di razzismo da parte dei giapponesi. Io sono in Giappone da una decina d'anni e devo dire che all'inizio, proprio ai primi tempi, non capivo perché, anche se parlavo un po' di giapponese, non riuscivo ad avere una conversazione in giapponese. E anche se praticamente io parlavo con delle persone giapponesi in giapponese, queste si ostinavano a rispondermi in giapponese. Non so se sapete la mia storia, ma io quando ero appena arrivato in Giappone, io non parlavo neanche un po' di giapponese, conoscevo già il cinese, però il giapponese no. Facevo il modello e mi trovavo spesso a parlare, andare a shooting, eccetera, e c'avevo sempre il manager che traduceva quello che dovevo dire, non che poi interessasse molto quello che i modelli hanno da dire agli shooting. Lo traduceva sempre per il cliente e io però mi sentivo in una situazione di disagio perché volevo parlare la lingua, quindi io mi sono messo d'impegno da parte mia per imparare il giapponese e nel giro di un 6 mesi sono riuscito a impararlo principalmente da autodidatta. Però anche una volta che io ho imparato giapponese o pensavo di averlo imparato, pur parlando con dei giapponesi, notavo che c'era spesso questa tendenza. Ci sono dei lavori in corso, quindi se si sente male, perdon, perdon, perdon. C'era questa tendenza a rispondermi in giapponese. Tuttavia, poi andando avanti mi sono reso conto che c'erano vari problemi di base, cioè innanzitutto come ti poni, perché tu puoi anche parlare bene giapponese, ma se ti poni con atteggiamenti estremamente stranieri, cioè qua insomma sto un po' generalizzando, però comunque sapete, il giapponese non è solo una lingua, è completamente un modo di pensare. Questo vale per tutte le lingue, ma in particolare se voi siete delle persone italiane e volete imparare il giapponese, cioè sono due culture completamente diverse. Per esempio, se dei coreani volessero imparare il giapponese, probabilmente molti atteggiamenti tra le due culture sono più vicini in un qualche modo, mentre se voi volete imparare il giapponese, imparate alla perfezione la lingua, però non sapete assolutamente come ci si comporta, non sapete il joshiki, pur parlando giapponese potrebbe essere difficile avere una conversazione in giapponese perché non vi comportate magari come un giapponese abituato. Ovviamente qui sto facendo molta attenzione a usare le parole, però c'ho veramente poco tempo in questi giorni perché sto studiando per non so neanche io quanti esami, sto preparando tantissime cose, sto lavorando tantissimo, sto andando in palestra. Sono felicissimo di poter fare questi video, sono felicissimo se li guardate, però scusatemi se non posso dedicarci il tempo che magari ci dedicavo prima perché veramente è un periodo che ho tanto da fare, ma mi piacerebbe finire tutti gli esami che ho in programma di fare per la magistrale e per questo gennaio. O al massimo lasciarne indietro uno o due che darò a maggio. Io ho notato che c'è questa presunzione di molti stranieri che anche se non parlano bene il giapponese si sentono che il loro giapponese è un livello per cui i giapponesi dovrebbero parlare giapponese con loro. E da un altro anche questo sentirsi discriminati perché gli viene rivolta la parola in inglese. Io, stando in Giappone tantissimo tempo, mi sono reso conto che molto spesso i giapponesi ti parlano in inglese
per due motivi principali. Uno per abitudine, perché comunque sapete, come vi ho detto prima del discorso, comunque dell'atteggiamento, è raro che comunque i giapponesi chiedano indicazioni. Ovviamente esistono i giapponesi che chiedono indicazioni, però diciamo che rispetto alle persone che chiedono indicazioni in Italia, diciamo che ci sono molti meno giapponesi. Quindi le persone in Giappone che chiedono indicazioni molto spesso sono stranieri. E se noi mettiamo in percentuale quanti stranieri magari sono in Giappone per turismo che chiedono indicazioni e quanti stranieri sono in Giappone magari vivendoci eccetera eccetera, la percentuale di persone che è qua per turismo e quindi non parla la lingua è molto più alta. Quindi è normale che se voi volete comunicare con una persona la prima volta chiedete a un giapponese Shibuya doko? Cioè a caso che ride. Comunque ragazzi, questo non è un dissing agli stranieri, in realtà anzi, cioè ragazzi, è una questione seria che succede, però diciamo che io da straniero, se anche mi rispondessero in inglese, pur conoscendo magari meglio il giapponese di quando parlassi inglese, io non l'ho mai visto come un problema. Da certi punti di vista l'ho anche visto come una certa forma di rispetto, perché comunque voi dovete capire che se io parlo in italiano il mio livello è abbastanza elite, cioè parlo molto meglio magari di praticamente quasi tutte le persone straniere che imparano l'italiano. Quindi i giapponesi allo stesso modo hanno molto più facilità a parlare in giapponese, quindi il fatto che loro parlino in inglese è come un modo secondo me anche per abbassarsi e cercare di trovare un ambiente comune, perché comunque voi vi sforzate per parlare giapponese, loro si sforzano di parlare inglese, quindi c'è questo rapporto diciamo equilibrato. Senza contare che comunque solitamente quando voi continuate a discutere, se metti non lo so, ok, diciamo che voi gli parlate in giapponese, questo vi risponde in inglese, poi voi continuate a parlare in giapponese, lui continua a rispondervi in inglese finché poi ci sarà uno dei due livelli che prevale, e solitamente se il vostro livello di giapponese è superiore del livello inglese dell'altra persona, solitamente si finirà per parlare in inglese, quindi non vedo il grosso problema. Sono anche tanti stranieri che veramente prendono questi fatti e li generalizzano a tutta la società giapponese per far passare i giapponesi come un paese razzista, quando sulla base di questo diciamo evento e caso mi sembra un pochino fuori luogo, non mi sembra la realtà che io ho vissuto in Giappone per questi 10 anni e più, potrei sbagliarmi, però se c'è qualche straniero che ha passato un grande tempo in Giappone per me, me lo faccia sapere. A me dà molto più fastidio gli stranieri che utilizzano questa cosa, poi dico gli stranieri, pure io sono uno straniero, non è che mi tolgo dalla categoria, però secondo me è molto più problematico il fatto che ci siano questi stranieri che prendono questi fatti e li fanno passare come il giapponese è razzista. Questo secondo me è più grave. Sono gli stessi stranieri che vanno a prendere magari quella kanban, quella kanban, come si dice in italiano? Quel cartello, prendono quel cartello dove c'è scritto vietato l'ingresso agli stranieri, che magari è un cartello di 10 anni fa di un locale di chissà dove, un locale in tutto il Giappone, e poi dicono vedete i giapponesi razzisti, manco nella vita è bella, non permettevano gli ingressi agli ebrei, quando, cioè, di cosa si sta parlando? Però davvero ci sono i detrattori del Giappone che esistono sui gruppi Facebook che prendono queste notizie e le fanno passare così. Tutto quello che voglio dirvi è: analizziamo i problemi, individuiamoli e siamo critici in queste circostanze, perché veramente, cioè, non andatemi a prendere, che ne so, il ministro degli esteri che in un'occasione ha risposto a un reporter ma tu parli giapponese, a una reporter, non mi ricordo se francese, che gli ha fatto una domanda in inglese, perché sì, è successo, però non è la normalità in Giappone, quindi non potete portarmi avanti una narrativa di giapponesi, paese non internazionale, paese razzista, per quel fatto. Ecco tutto qua. In ogni caso, vabbè, so che questa era una questione un po' controversa, ditemi che cosa ne pensate, spero che vi piacciono questi video un po' di cultura giapponese, insomma, che continuerò a fare ogni lunedì, infatti ogni lunedì appuntamento fisso alle 2 video sul Giappone, e adesso lasciate un mi piace e andremo a parlare di questa questione di Irene. Non mi voglio dilungare troppo sulla storia, però vorrei aggiungere alcune informazioni. Se non ve lo ricordate, secondo me la cosa importante comunque del video precedente erano le rappresentazioni. Capite che se noi parliamo di questa Irene possiamo dire che è una persona fantastica, possiamo dire che è una persona spregevole, però oggettivamente noi non la conosciamo, quindi sono le rappresentazioni stesse che noi creiamo di questo personaggio o in generale di qualsiasi fenomeno a dare significato al fenomeno stesso. Questo peraltro non lo dico io, ma lo dice la teoria delle rappresentazioni di Stuart Hall. Quindi quando nei commenti mi scrivete che persona orribile o persona meravigliosa si Irene, io lo prendo un po' con le pinze, per quanto una persona sia un idol o quel che voglia, non esiste nessuna persona che secondo me è completamente malvagia o buona.
L'unica cosa che sappiamo è quello che ha detto la stylist, quello che ha detto Irene e quello che poi ha confermato l'agenzia stessa di Irene. Quindi noi sappiamo che questa Irene si è comportata comunque male con questa stylist, che ha avuto dei comportamenti a detta sua molto immaturi in passato e che adesso vedrà di migliorare. L'unica cosa è che ci sono state molte persone che hanno detto che la stylist non è stata professionale, perché appunto in una recente performance si vedeva come il microfono le deve essere caduto all'inizio dell'esibizione e sembrava che lo stia tenendo. Molti hanno detto che la stylist avrebbe dovuto cucire il microfono sull'abito per evitare che ciò avvenisse. In ogni caso la stylist ha chiarificato i giorni con cui lei ha lavorato con Irene, e tra questi giorni non c'era questo fatidico giorno in cui lei avrebbe dovuto cucire questo microfono. Ma anche se fosse, ragazzi, cioè non potete dirmi praticamente ma Irene è sempre stata costretta a mettere dei vestiti scomodi, è normale che si sia arrabbiata con lo stylist, perché chissà quanti stylist ci sono. Quindi, cioè, basiamoci sul fatto in sé per sé, noi non sappiamo che cosa è successo dietro. Evidentemente se si è scusata si deve essere comportata male, fine. Ma le cose più assurde sono state che c'è stato anche chi ha detto che l'intera industria era contro praticamente Irene e stanno cercando in qualche modo di sabotarla perché sono invidiosi della loro talento e del suo aspetto fisico. Questa narrativa è stata anche rafforzata dal fatto che sembrerebbe che ci sia, non si sa se è veramente così perché la stylist non l'ha confermato, praticamente questa registrazione di Irene che grida addosso alla stylist. Quindi la gente la dice che se lei praticamente l'ha registrato, significa che tutto questo faccenda che è successa è stata premeditata, perché appunto l'ha registrata, era tutto un tentativo per sabotarla. Quando io dico, se una grida e umilia per 20 minuti, anche se ne registri 2 minuti, metti che a minuto 15 ti viene voglia di prendere il telefono e registrare sta tipa che mi sta insomma comunque gridando addosso, lo posso fare in qualsiasi momento. Quindi non è una giustificazione che sia stato premeditato. Ci sono poi anche state persone che dicono che hanno lavorato con Irene e che è una brava persona, e altre che dicono l'opposto. Tutto quello che sappiamo è quello che è stato detto da queste tre fonti: Irene, l'agenzia e la stylist. Noi sappiamo che Irene si è comportata in modo immaturo per sua stessa ammissione nel corso della sua carriera in più occasioni, e che la stylist ha accettato le scuse. E la stylist ha detto che ha fatto questo post per ricevere le scuse direttamente da Irene. Nel post successivo alle scuse ha chiarificato la sua posizione e ha risposto a tutte le rumors che sono state mosse contro di lei e che l'hanno attaccata per aver parlato pubblicamente di questa questione. Quello che voleva fare era far capire a Irene che si era comportata male per evitare che questo succeda in futuro, soprattutto perché non sembra che sia successo solo a lei ma anche a vari suoi altri colleghi. E tra l'altro la stylist ha anche dovuto chiarificare in questo suo post che non c'è mai stata nessuna negoziazione, perché ci è stato detto che praticamente hanno pagato la stylist per stare zitta dopo che è successo questo dramma, o che addirittura è stata pagata per crearlo. Capite che assurdità? Cioè, ma vi rendete conto? Impazziti siamo. In ogni caso vi leggo un pezzettino del commento della stylist. Ho sempre messo il massimo nel mio lavoro seguendo la mia etica. Posso essere vista come una buona persona o anche come una cattiva persona da altri, come del resto Irene. Questo non è stato un incidente e l'ho fatto per proteggere quel minimo di dignità che mi era rimasta e riprendermi da un'umiliazione che ho subito io e i miei colleghi. Il punto secondo me centrale di quello che ha detto la stylist è il fatto che lei ha ammesso che non è, che può essere percepita sia come una brava che una cattiva persona, come del resto Irene. Cioè, io ragazzi, la cosa che secondo me non va assolutamente fatta, perché secondo me la cosa importante che bisogna fare è non idealizzare questi idol, perché se no, cioè, capite, poi rimanete delusi quando un idol si comporta male, perché è quello che è successo. Ma noi non dobbiamo giudicare la persona, perché noi non sappiamo come Irene realmente, noi possiamo soltanto giudicare questo comportamento. Il problema è che molti fan non coreani hanno detto perché si sta facendo tutto questo casino rispetto a diciamo tutta questa questione, perché comunque sono stati cancellati una serie di, non so se sono stati proprio tolti i contratti, però ci sono marchi con cui collaborava comunque questa Irene che hanno rimosso le foto di Irene dai prodotti che lei sponsorizzava, e in più è stata anche rimossa una performance delle Red Velvet del 24. Quindi ci sono veramente persone che stanno pensando a cosa succederà, e io mi immagino anche queste brand, perché praticamente, cioè, saranno nel panico, perché diranno: che cavolo, lasciamo le foto e rischiamo di essere boicottati, oppure le togliamo e rischiamo di essere boicottati perché abbiamo tolto le foto. Quindi ragazzi, è una situazione in cui tutti ci stanno perdendo. Quindi secondo me la cosa più importante da fare è non spargere odio,
Cioè, ragazzi, è giusto parlare di quello che ha fatto perché comunque è un'adulta, deve prendersi le sue responsabilità, però non vedo neanche il motivo di cancellarlo. Però questo io ve lo dico da italiano, perché io so che comunque in Corea questa diciamo situazione che c'ha proprio un nome specifico, che sarebbe il bullismo da parte di persone solitamente potenti e nei confronti di persone più deboli, magari che hanno uno stato sociale inferiore. E è una cosa estremamente sentita comunque in Corea, ma in generale penso anche in Giappone o comunque in generale nell'Asia. Sapete, anche quella youtuber per cui avevo fatto un video, vi ricordate che anche lei si era comportata in modo, diciamo, non impeccabile con dei suoi impiegati? È una situazione per cui la Corea è molto sensibile. È stata tra l'altro anche sollevata una questione praticamente della Air Korean, dove praticamente c'era una passeggera che si era lamentata in modo assurdo e ha gridato praticamente allo staff, eccetera, eccetera, finché l'aereo praticamente ha fatto marcia indietro e l'ha fatta scendere, l'hanno anche arrestata. E tutto questo perché praticamente le avevano servito delle noccioline in un sacchetto invece che non lo so dove voleva che le servissero, su un piattino. Capite l'assurdità? Ci si stanno chiedendo che cosa ne sarà del futuro delle Red Velvet e tra l'altro ci sono anche delle persone che hanno richiesto che questa Irene lasciasse il gruppo e secondo me si sta un po' esagerando. Non lo so ragazzi, io non mi voglio esprimere, vorrei sapere la vostra opinione, non mi piace questa storia e spero di non doverne parlare più e spero che si sistemi tutto per il meglio. Vi saluto, ciao!